Daniele, 19 anni, e il mio interesse principale, la mia passione è la musica. Prima utilizzavo Facebook per mettermi in contatto con amici, parenti e familiari lontani. Invece, da quando ho scoperto i Madboxes, lo sto utilizzando unicamente per fare pubblicità e promuovere questo progetto musicale. Madboxes è un progetto musicale che parte dall'idea di Antonio Tarantino, musicista fenomenale di Monteroni, e ha deciso di far nascere questo progetto e realizzarlo proprio qui nel Salento e portarlo poi nel mondo. Io lavoro per lui e per i suoi musicisti, per adesso gestisco il suo profilo e la pagina, pubblicando le date dei concerti, pubblicando le foto dei concerti, i video, e invitando la gente a mettere in piedi sulla pagina di Tony Tarantino. A volte rispondo ai messaggi per conto suo, ci sentiamo un attimo al telefono, dice Agnese, rispondi a Don Joe, e io subito vado e rispondo ai messaggi telefonici. Questi sono i link, le foto e i video dell'ultimo concerto in Sicilia per il Sunrise Festival. Tony the Madboxes! Yeah! Antelopo in direzione Sunrise! Yeah! Tra pochissime ore, ragazzi, ci vediamo al festival. Questo invece è un link che si trova su SoundCloud, dove ci sono i suoi demo. Per cominciare a promuovere il progetto, Tony ha scelto di pubblicare questo video sul B1's Contest. Questo B1's è il social network che sostiene l'arte e promuove i talenti emergenti. Diamo a tutti un'opportunità. Io con il mio profilo personale Facebook sono abbastanza attiva. Come immagine del profilo di copertina non mi piace mettere foto mie, perché sembra una cosa un po' egocentrica. Preferisco pubblicare foto di paesaggi del mio paese, ad esempio, che è bellissimo, oppure foto simpatiche come quella dei miei gatti. Ma spesso lo utilizzo per pubblicare musica che mi piace e soprattutto per tenermi in contatto con musicisti lontani, amici, stranieri e familiari che vivono altrove. Questa foto, ad esempio, è stata commentata da una mia amica pakistana in inglese e io ho risposto soltanto in inglese, ma posso anche utilizzarlo per sentirmi con dei miei amici stranieri lontani. Mi sento, rimango in contatto con loro grazie a Facebook. Questa è una mia amica norvegese, ma ho anche amici canadesi, francesi, spagnoli. Alcuni li ho conosciuti tramite Facebook, altri invece di persona grazie a gemellaggi fatti con la scuola. Ho conosciuti sempre in ambito musicale. Ho uno smartphone, uso WhatsApp e Facebook. Utilizzo Facebook tramite cellulare soltanto per rispondere ai messaggi, perché quando si tratta di lavoro, di condividere foto e video, preferisco usare il computer che ho nel salone. Ottimo strumento di comunicazione, ormai fondamentale ed inevitabile utilizzare nel 2014, perché penso sia la cosa più importante rimanere sempre in contatto con le persone lontane, vicine, chiunque esse siano.